Bentornati in un nuovo video aggiornamento per quanto riguarda Pokémon Go e questa volta andremo a trattare l'evento di Halloween parte 2. Ovviamente questo evento segue l'evento di Halloween parte 1 e quindi avrà inizio dal 26 ottobre alle 10 di mattina, esattamente quando finisce Halloween parte 1, fino al 31 ottobre alle 8 di sera. I bonus durante questo evento sono i primi due uguali a quelli dell'evento parte 1, quindi otterrete più caramelle dalla cattura dei Pokémon effettuando tiri buoni, ottimi e eccellenti. E in particolare riceverete 4 caramelle al posto di 3 per i tiri buoni, 5 per i tiri ottimi e 6 per i tiri eccellenti. E in più, sempre effettuando buoni, ottimi ed eccellenti tiri, avrete più probabilità di trovare caramelle XL. Mentre gli altri due, che erano per quanto riguarda Halloween parte 1 il bonus di caramelle e caramelle XL dalle uova, sono cambiati e in particolare sono ottenere più caramelle dalla cattura di Pokémon in costume, quindi per quanto riguarda i Pokémon in costume che vedremo a breve potrete ottenere più caramelle di quel determinato Pokémon e solo il 31 ottobre, quindi questo bonus non si attiva durante tutto l'evento ma solo durante l'ultimo giorno di evento. Quindi durante il 31 ottobre, catturando questi Pokémon in costume che vedremo a breve, potrete anche droppare caramelle rare o caramelle rare XL. Quindi bonus bomba questo qua. Se catturate i Pokémon in costume, potete ottenere caramelle da usare poi su chi volete. Andiamo quindi a vedere i Pokémon che spawnano allo stato selvatico durante questo evento. Partiamo appunto proprio con i Pokémon in costume. Durante questo evento sarà possibile trovare 5 Pokémon in costume, di cui 2 fanno il loro debutto in Pokémon Go. E i 2 che fanno il debutto sono appunto Pikachu in costume Dolcetto Scherzetto e Gengar in costume Dolcetto Scherzetto. Gli altri 3 sono Vulpix col costume da festival, Pankabu col costume da festival e Piplup col berretto di Halloween. Quindi questi sono i 5 Pokémon in costume che attiveranno il primo bonus, quello che potete ottenere più caramelle di questi determinati Pokémon catturandoli durante l'evento di Halloween parte 2, quindi potrete ottenere più caramelle Pikachu, Vulpix, Piplup, Pankabu e Gastly ovviamente. Ma inoltre, solo il 31 ottobre, catturando questi determinati 5 Pokémon, potrete ottenere caramelle rare e caramelle rare XXL. Gli altri spawn durante l'evento sono Markrow, Misdreavus, Sableye, Drifloom, Yamaska, forma normale, Zorua, Fennekin, Phantom e Noibat. Tutti questi Pokémon possono essere incontrati nella loro forma Shiny, compresi i 5 Pokémon in costume e compreso Zorua, il cui Shiny fa appunto il suo debutto in Pokémon Go. Vi ricordo che Zorua si mimetizzerà come il vostro Pokémon compagno, quindi se durante questo evento volete essere sicuri di spottare gli Zorua, magari appunto non mettetevi un Misdreavus come compagno, perché in quel caso non saprete se è un Misdreavus o se è uno Zorua camuffato da vostro compagno. Quindi magari mettete qualcosa di diverso, o addirittura mettete qualcosa di molto particolare, come un Pokémon con un costume diverso ovviamente da questi 5, o un leggendario, o qualcosa che è improbabile che troviate allo stato selvatico e quindi se vedete appunto quel Pokémon riconoscete subito che è Zorua. Per esempio, se impostate Darkrai come vostro compagno, appena vedete un Darkrai allo stato selvatico saprete che è Zorua camuffato appunto da Darkrai. Per tutti questi Pokémon avete la probabilità base di incontrare la loro forma Shiny, quindi 1 su 512, a parte per Sableye e Gengar, per cui la probabilità è aumentata a 1 su 128. Durante questo evento saranno disponibili anche delle ricerche a tempo, due delle quali sono però sbloccabili già dall'evento parte 1, quindi non mi dilungherò a parlarne. La prima è appunto quella di Halloween, che vi garantisce degli incontri con Graveyard, che si sblocca nell'evento di Halloween parte 1, ma dura anche durante l'evento di Halloween parte 2, e la seconda è quella di Spiritomb, stesso discorso per quanto riguarda quella di Graveyard. Quindi se volete sapere di più riguardo a queste ricerche, andate a vedere il video che ho fatto su Halloween parte 1 in cui ne parlo un po' di più. Ma ci sarà un'altra ricerca a tempo, a tema Dolcetto Scherzetto, e questa vi garantirà incontri con Markrow, Phantom, Sableye, Zorua, Misdreavus, Noibat, due incontri col Pikachu in costume e due incontri con il Gengar in costume, così come 2500 polvere di stelle e 5 caramelle rare. Le missioni sono abbastanza semplici: catturare qualche Pokémon, girare qualche disco Pokéstop, guadagnare un paio di caramelle camminando con il vostro compagno, fare 10 buoni tiri e potenziare un Pokémon 3 volte. Sarà anche disponibile una ricerca tempo a pagamento derivante dal biglietto Dolcetto,
che è un biglietto che vi consentiva di sbloccare 4 ricerca tempo durante il mese di ottobre, 3 sono già passate ormai con l'evento di Halloween parte 1 e la quarta è proprio quella dell'evento di Halloween parte 2 e questa vi fornirà 3 incontri con Phantom, 3 incontri con Misdreavus, un totale di 5.000 esperienza, 2.000 polvere di stelle, 2 caramelle rare, 2 super incubatrici e 3 bacche lampon dorate. Per completare questa ricerca dovete catturare un totale di 15 Pokémon, utilizzare 15 bacche per catturare un Pokémon, potenziare un Pokémon 15 volte e mandare 5 pacchi regalo con uno sticker. Inoltre è ancora disponibile un'altra ricerca a pagamento chiamata Echi Inquietanti, che era disponibile già da Halloween parte 1. Questa vi garantirà, come noto, la posa da fantasma, così come degli incontri aggiuntivi con Pokémon di tipo spettro e buio, tra cui Phantom e Grivyard, così come un'incubatrice e un aroma. Il costo di questa ricerca sarà di 6 euro, esattamente come la ricerca biglietto dolcetto. Inoltre vi ricordo che è ancora attiva la ricerca a tempo sbloccabile con Prime Gaming, anche di questo ho già parlato durante l'evento di Halloween parte 1, quindi fate sempre riferimento a quel video se vi interessa sapere di più. Vi segnalo inoltre che ci sono delle offerte disponibili sia nello store online che nello store in-game di Pokémon Go per dei bundle di oggetti sia al prezzo di Pokémonete sia al prezzo di valuta reale, per cui appunto potete acquistare biglietti ride remoto, biglietti ride premium, pezzi stella, fortunuovi, aromi, incubatrici e ci sono vari bundle che potete andare a vedervi. Inoltre durante l'evento saranno disponibili delle ricerche sul campo a tema che in particolare sono: effettua 7 ottimi tiri per un incontro con Miss Magius, evolvi un Pokémon di tipo spettro per un incontro con Phantom, cammina 1 chilometro per un incontro con Yamask di Galar e potenzia un Pokémon 3 volte per un incontro con Grivyard. I raid disponibili durante questo evento saranno, per quanto riguarda i raid 1 stella, Gastly, Misdreavus e Phantom, per quanto riguarda i raid a 3 stelle, Gengar con il costume dolcetto scherzetto, per quanto riguarda i raid 5 stelle, Darkrai e per quanto riguarda i mega raid c'è sempre Mega Banette. Infine saranno disponibili dei concorsi riguardanti Phantom e Drifloon in cui dovrete depositare l'esemplare più grande per tentare di vincere il concorso. Detto questo andiamo a rivedere un attimo gli spawn dei Pokémon selvatici e quelli ottenibili dalle ricerche sul campo per vedere se c'è qualcosa di interessante. Per quanto riguarda buoni attaccanti per i raid posso consigliarvi ovviamente Mega Gengar, che è il primo attaccante di tipo spettro nel ranking, e anche Gengar base, senza mega evolverlo, che è comunque il quinto attaccante di tipo spettro. E poi possiamo menzionare Darkrai, che però non è uno spawn selvatico, ovviamente, ma è il nono attaccante di tipo buio nel ranking. Quindi per quanto riguarda questi Pokémon, ovviamente il migliore da trovare è il 15-15-15, cioè il 100% per utilizzarli come attaccanti durante i raid. Per quanto riguarda invece il PvP, quindi dovete trovare quelli con buoni EV da PvP, che in particolare per la Lega Mega e Ultra sono basso attacco, alta difesa e alta stamina, possiamo citare nuovamente Gengar, che in particolare in Lega Ultra si posiziona al numero 88. Poi Trevenant, che è un buonissimo Pokémon da PvP, sia in Lega Mega dove si posiziona al numero 71 e in Lega Ultra dove si posiziona al numero 57. Poi c'è Sableye, che è un buonissimo save swapper da Lega Mega e in particolare si posiziona al numero 14. E poi possiamo nominare le evoluzioni sia di Yamask che di Yamask di Galar. E in particolare Cofagrigus, l'evoluzione di Yamask non di Galar, quindi quello base, che si posiziona in Lega Mega al numero 78, in Lega Ultra al numero 59 e anche nella Coppa Halloween al numero 44. Mentre Runerigus, cioè l'evoluzione di Yamask di Galar questa volta, si posiziona in Lega Mega al numero 70, in Lega Ultra al numero 96 e nella Coppa Halloween al numero 40. Vi nomino la Coppa Halloween perché appunto è disponibile durante questo periodo in cui ci sono gli eventi di Halloween, quindi se volete buoni Pokémon da portare anche in questa Coppa, Runerigus e Cofagrigus possono andare bene. Anche Drifblim è un buon Pokémon da Coppa Halloween e in particolare si posiziona al numero 98 e anche Aumston, la nuova evoluzione di Graveyard appunto introdotta durante lo scorso evento, è un buon Pokémon da Coppa Halloween a quanto pare e si posiziona al numero 78. Quindi ci avevo preso nello scorso video in cui avevo detto che poteva far bene nella Coppa Halloween e magari comunque nel PvP in generale, per ora il suo ranking, anche se va preso un po' con le pinze perché ovviamente il suo utilizzo è molto recente, però in Lega Ultra e Mega non sembra andare così bene, mentre nella Coppa Halloween appunto può avere un buon utilizzo. Però non avevo azzeccato il moveset, perché io avrei scommesso su un palla ombra, invece a quanto pare il moveset con cui ha giocato è Leccata, Psicozanna e Fossa, non palla ombra. Infine, per farmare un po' di polvere di stelle, vi segnalo che Sableye dà 750 polvere di stelle per cattura e Gengar 500.
Inoltre, Sableye ha anche una mega evoluzione nel gioco e, sebbene non sia utile da usare durante i raid, può essere carino per completismo avere l'esemplare con migliori EV da appunto Mega Evolvere. Detto questo, una volta che avrete trovato il vostro Pokémon con buoni EV da utilizzare nel PvP o nei raid, vi serviranno delle caramelle per potenziarlo, evolverlo e magari portarlo a livello 50 nel caso dei Pokémon da utilizzare nei raid. Quindi veniamo a qualche consiglio su come farmare più caramelle durante questo evento. Ovviamente abbiamo già dei bonus che ci garantiscono più caramelle per effettuare tiri buoni, ottimi ed eccellenti, quindi sfruttate questo bonus ottenendo questi tiri. In più, come detto, i Pokémon in costume ci danno ancora più caramelle, ma ovviamente potete utilizzare come al solito Baccananas e Baccananas d'argento per ottenere il doppio di caramelle da cattura e poi potete Mega Evolvere un Pokémon, perché catturando un Pokémon che condivide il suo tipo con un Pokémon che avete Mega Evoluto otterrete più caramelle dalla cattura. E quindi durante questo evento, sebbene siano presenti Pokémon di tipo buio, direi che i Pokémon di tipo spettro sono predominanti, quindi vi consiglierei di evolvere un Pokémon di tipo spettro. Quindi in particolare Mega Banette, Mega Gengar o Mega Sableye. Mega Sableye è ovviamente il migliore essendo di tipo spettro buio, quindi vi coprirà non solo tutti i Pokémon di tipo spettro dell'evento, ma anche tutti i Pokémon di tipo buio. Tuttavia, sono presenti qualche Pokémon di tipo buio, e in particolare Markrow e Zorua. Ovviamente anche Sableye è spettro buio, quindi possiamo considerarlo buio, e quindi potreste pensare invece di Mega Evolvere un Pokémon di tipo spettro, se non l'avete disponibile, o se non avete disponibile Mega Sableye, di Mega Evolvere un Pokémon di tipo buio. Quindi in questo caso potete Mega Evolvere Mega Absol, Mega Tyranitar, Mega Undoom o Mega Gyarados. Tenete presente che il Pokémon di tipo buio vi è anche utile per farmare più caramelle dal boss 5 stelle, che in questo caso è Darkrai e quindi è di tipo buio. Però, ancora una volta, come detto, Mega Sableye è il migliore durante questo evento perché vi copre non solo tutti i Pokémon spettro, non solo tutti i Pokémon buio, ma anche Darkrai. Quindi, se potete, Mega Sableye sicuramente è da preferire. Con questo direi che il video si può concludere perché abbiamo coperto l'evento di Halloween parte 2 in tutti i suoi aspetti. Quindi vi ringrazio di aver seguito il video e alla prossima!